Quanta gente! Allora iniziamo, va bene? Direi di sì, è calato il silenzio. È bellissimo questo momento, come il crepuscolo che segna il passaggio dal giorno alla notte, quando una sala si riempie e le persone iniziano a conversare, a comunicare emozioni, a scambiare essenze. Poi entra il relatore, entra qualcuno sul palco, cala il silenzio ed è bello perché è un segnale di ricettività, pronti ad accogliere e poi a scambiare. Io metto qui il libro, metto il libro, siamo tutti qui stasera per l'ultima fatica di Gabriele, l'ultima fino adesso, caro mio, non ti faccio sconti, la nuova, però la nuova fatica suona male in italiano, no? Insomma, l'ultimo impegno? L'ultimo. L'ultimo. Per ora, qui e ora, siamo fermi qui. Fermatevi il tempo e l'essenza in questo momento. Anche i soldi hanno un'anima. Un libro piccolo nel formato, ma grande nei contenuti. Dalla storia assolutamente particolare. Assurda. Sì, bizzarra, assurda. Nasce in un portico. Questo io non c'ero. A Cesenatico. Mi approvinco uno sconosciuto che dice: salve, sono il suo editore. Uno sconosciuto che è il suo editore. E mi dice: perché non fa un libro sui soldi? Io ho pensato che idea assurda. Poi fa: l'unico libro sui soldi che c'è in commercio è di... e cita il nome di un mio collega che io non citerò. Assurda. Io ho detto no, allora non può essere, quindi si facci. Poi succedono delle cose. Io ho l'altro aneddoto che è fantastico. Me lo dichi, me lo dichi. Me lo dichi, sei tu che l'hai co-creato. Allora, tempi al solito ristrettissimi. Il lavoro di una casa editrice è pazzesco. Il lavoro di Gabriele, lo sappiamo tutti, è altrettanto pazzesco. Tempi stretti. Gabriele dice: io mi metto a lavorare come un matto sotto Natale. Ti consegno il 31 dicembre. E io, guarda, se mantieni questa promessa, io ti prometto che alle ore 00:01 del 1 gennaio 2019 apro il tuo libro, il tuo file. Così è stato. Io ho ricevuto, impegnata nei preparativi del cenone di Capodanno, quindi io. Allora, immaginate, secondo me cucinava la tua compagna e cucinava il mio compagno. Sembrava il pazzo di Psycho. Lui manda questa mail. Io a un certo punto, vabbè, cenone, tutti passiamo il Capodanno all'italiana, arriva a mezzanotte, chi era intorno a me si stupisce, corri, telefono, perché devi fare gli auguri? No, devo aprire un allegato di una mail che era arrivata qualche ora prima. Arriva la mezzanotte, io apro questo file sul cellulare, si era mangiato, si era bevuto, sentivo il divertimento, la gioia dell'autore di questo allegato. Si apre questo Word e c'era il libro. E c'era buona parte del libro, non era tutto, non era. Io sono cattiva, però voglio dire, non si può fare un libro di questa portata così. Poi Gabriele ha mandato le ultime parti, bellissime quelle pratiche, le meditazioni. Insomma, a mezzanotte 01 apro questo file, anche i soldi hanno un'anima. Il 2019, lo dico a tutti, è l'anno del rinnovato rapporto con il denaro. Questo è obiettivamente il primo passo, perché poi leggendo, sì, si guarda, tutto è partito da te, ma poi, poiché io sono un po' così, sono arrivate altre voci, questa cosa dei soldi, il denaro, la ricchezza, ma non più la ricchezza come potevano intenderla i nostri genitori. Io ho una certa età, quindi i miei genitori erano quelli nati durante la guerra. La ricchezza intesa come ricchezza basica, materiale, non è più questa la chiamata. Il 2019 sembra avere da più direzioni una chiamata al denaro. Poi, come sempre, come in ogni argomento, la chiamata c'è. Il modo in cui viverla spetta a noi, perché è chiaro che se un anno ti chiama al denaro, tu puoi rispondere in modo tipico. Faccio soldi, l'avido, Scrooge. Oppure puoi iniziare a vedere il rapporto col denaro in un'altra prospettiva, in un'altra dimensione. Il titolo splendido, Anche i soldi hanno un'anima, è al tempo stesso una risposta e una domanda, un punto interrogativo che finalmente batte sul guscio di un uovo e crea quella prima meravigliosa incrinatura
da cui esce il raggio di luce di una nuova prospettiva. Il denaro, croce e delizia. Parlerò pochissimo ancora, perché mi è piaciuto tanto questo libro. Il denaro, croce e delizia. Quando noi pensiamo al denaro, oddio non ne ho abbastanza, oddio ne farò abbastanza, oddio ce l'ho e se me lo rubano, oddio ce l'ho e se lo perdo, me lo merito, l'ho rubato, non, lo merito e non me lo dà. C'è una serie, un groviglio di emozioni che nella media, non per tutti, ma nella media dei casi, non è pulito, non è limpido, non è cristallino. E alla fine si traduce in un moto, parlo a livello personale e di alcuni, in un modo quasi di negatività. Il denaro, lo vuol, c'è proprio un movimento strano. Questo libro è come se fosse una spugna che dà luce, che nel pulire dà luce, perché finalmente non ribalta, proprio apre delle nuove prospettive, restituendo al denaro, che è una componente essenziale della vita di tutti, nessuno di noi al giorno d'oggi, per come è la società oggi e fino a che non cambierà, può vivere senza denaro. Questa è un'illusione. Tutti quelli che dicono due cuori e una capanna, sì, ho capito, pure la capanna, pure due pali, sempre soldi costano. Due pali. Due pali della capanna, no? La bellezza di questo libro è che non prende una posizione classica. Facciamo denaro, accumuliamo denaro, va de retro denaro Satana. No, è come se invitasse l'essenza, l'anima dei soldi a un tavolino per un tè e iniziasse un dialogo. E certo. Te la spieghi che cos'è? Che cos'è cosa? Cos'è l'essenza? Io non so cos'è l'essenza. Chi è? Forse avrei dovuto dire chi è il denaro? L'essenza del denaro. Chi è? Noi trattiamo il denaro come un oggetto. Un oggetto che funziona, un oggetto che si rompe, un oggetto. E se fosse una persona, non mi piace la parola, però un'essenza, come lo tratteremmo? Come ci relazioneremmo al denaro nel momento in cui percepissimo che al pari nostro ha un'essenza, un'anima? Che tipo di movimenti? Quando noi ci relazioniamo a qualcuno, a un altro essere umano, dopo un po', quando acquisiamo un po' di consapevolezza, ci rendiamo conto che abbiamo un altro essere senziente davanti e quindi il nostro modo di rapportarci cambia. La bellezza di questo libro e delle intuizioni di Gabriele è proprio qui: operare il movimento dentro di noi per restituire al denaro, ai soldi, una valenza che trascende la mera materia. Ci sono tantissimi spunti di riflessione e considerazioni in questo libro, nessuno meglio di Gabriele ovviamente ve ne potrà parlare, però la cosa bella per me, qui proprio la considerazione personale, è stato il ponte tra il mio, in questo caso, comunque il nostro rapporto con il denaro e il rapporto più profondo, viscerale, atavico con i nostri genitori. Mentre lo dico c'ho un brivido che un po' è di piacere, un po' è di fastidio, però ci sta. Chi di noi ha fatto un percorsi di un certo tipo sa che il rapporto con i genitori è uno dei punti che vanno sviscerati in tutti i modi possibili, sviscerati, osservati, guariti, come si dice, di cui deve essere modificato il movimento più importante, ma che riguardassero anche il denaro, mamma mia, io non me lo sarei mai aspettato, eppure è così. La frase che abbiamo scelto, devo mettere a 2 chilometri perché non ci vedo più da vicino, l'età. La frase che abbiamo scelto... L'età cicci. I bambini che hanno gli occhiali 8 anni? No, io ho le lenti a contatto, solo che non solo non ci vedo più da lontano, ma adesso non ci vedo più nemmeno da vicino, quindi devo aprire il terzo occhio. La frase che abbiamo scelto è molto significativa per la quarta copertina. Il denaro ci attende sorridendo sull'altra sponda del fiume della colpa. Una frase che in sé, in due righe, l'hai scritto tu, hai scritto tante altre cose. Tu lo stavo bevendo. No, tu l'hai scritto prima, perché conoscendo la tua cura e la tua attenzione nel fare le cose, il 31 avrai fatto la terza rilettura, quindi ti conosco le tue qualità. Quindi. Ora, in queste due righe c'è veramente tutto. Il denaro ci attende sorridendo. A me il sorriso è un'apertura, delle braccia che fanno così. Al di là del fiume della colpa. Io non devo dirvi cosa sia il senso di colpa, non credo proprio. Il punto è, vogliamo immergerci in questo fiume
per finalmente arrivare al di là e trovare il nostro amico denaro e tanto, tanto, tanto altro. Io vi ringrazio, lascio la parola a Gabriele e buona serata e veramente con l'augurio che ciascuno di noi, con la sua anima, incontri l'anima dell'essenza del denaro. Buona serata. Grazie. Rimango in piedi, va bene così ci vediamo meglio. Perché se mi metto così voi non vedete niente. No. A parte che sembro Lincoln. Allora, sono contento perché vedo nel pubblico delle facce che io non vedevo da molti anni. Ma tu lo sai che io so chi sei. Tu sei F. Falce. Poi lì c'è Carmanauta. Allora, aspettavano... aspettavate i soldi per tornare. Comunque non è un libro che parla dei soldi, è un libro che parla dell'anima, quindi forse per questo c'è questo interesse. Quindi veramente a un certo punto Giovanni vuoi venire qua? Giovanni vieni qua, prendi tutta la colpa anche tu. Eravamo su un portico a Cesenati con una pausa pranzo dopo le tortellini in brodo, e Giovanni mi approvinco e mi fa: ti ricordi che sono il tuo editore? Ma certo, perché non fai un libro sui soldi? Sì, aspetta, perché stiamo facendo il seminario sulla mamma del corso di biocostellazioni, bellissimo, forse bellissimo. Il modulo più bello, e lì avevi parlato durante la mattinata appunto del tema centrale del libro, il rapporto con la mamma rispetto al denaro. Mi si sono sbloccate mille cose, un bel pianto, i lavori, e ho visto questo libro, insomma, è venuto diverso da come lo immaginavo. Come lo immaginavi? Non me lo puoi dire. Lo immaginavo molto più lungo, ad esempio. Più lungo? Sì. Però insomma. Ma se tu ti metto di fare l'amuleto, avremmo potuto fare il non ordinario e facciamo il libro di 200 pagine, ma chi la sentirà? No, l'avevo proprio immaginato così. No, la cosa interessante è stata che è stato velocissimo, cioè non era mai successo. Altre volte abbiamo parlato di progetti, alcuni non si sono mai realizzati, molti anche interessanti, per purtroppo. Fortuna. Questo è andato tutto proprio, come a dire, serviva questo libro e quindi in pochi mesi fare un libro è una cosa difficilissima. Di solito ci vuole un anno, anche più di un anno, insomma, con tutte le fasi di preparazione. Sudo solo a pensiero di quello che ha significato stare nei tempi. E quindi io credo che noi abbiamo colto un bisogno, un momento, e oggi siamo qui a condividerlo con voi. Ma io sono molto contento di questo libro perché non l'avrei mai tirato fuori da me, perché è un libro urgente, perché è un tema su cui molti hanno problemi, problemi che potrebbero anche non avere, e comunque da quell'angolo prospettico tu puoi contattare tante altre dinamiche, prospettive, quindi grazie ai soldi possiamo arrivare a molti altri risultati, e questo tema della colpa è fondamentale. Mentre parlava Elisa, la conosci Elisa? Sì, l'ho conosciuta. Quando le diceva chi sono i soldi, io pensavo, ma per me chi sono i soldi? Mi sono ricordato di quando mio nonno mi portava alle poste, che appena avevo qualche mille lire in tasca mi portava a depositarli alle poste. Ho pensato, mio nonno i soldi per me, e mi insegnava il valore dei soldi. Io ho avuto molti problemi con i soldi, ma davvero tanti, non posso dire la frase che uso sempre, ero povero, facevo schifo, perché mia madre poi dice, tu non sei mai stato povero, ma invece ero povero, perché uno è povero quando non ha i soldi suoi, i soldi di nostra madre sono i soldi di nostra madre, non sono i soldi nostri, quindi io sono stato molto molto povero, ed è proprio questa congiura di sfortuna, autoboicottaggio, quella particolare forma di arroganza che è fingere di essere molto umili e dire per esempio a me i soldi non servono. E ricordavo in questo libro una volta che c'era un momento tragico della mia esperienza di scrittore, no? Ero stato invitato da una simpatica mecenate poetessa a presentare il libro mio, che era un libro di poesie di genere che non ti ho mai proposto perché non voglio che ti spari subito, che spari a me, a una metropolitana, a metro di Roma. Regalava i libri questa signora, c'era una catasta di libri e lei li offriva ai passanti la guardavano male,
cercavano di capire dove fosse la trappola, no? E io contestualmente dovevo proporre i miei libri. Ovviamente mi vergognavo più di un ladro, ma accanto a me c'erano due signore che avevano scritto un libro di fiabe per bambini, un altro tipo di libro che gli editori sparerebbero a chi li insomma, un libro di fiabe non se ne poteva parlare. No, per carità. E queste non facevano che fermare i passanti. Lei ha un figlio? No, lo intortavano e glielo vendevano. E avevano questo foglio fino a Tils. Io non ho venduto manco un libro. Loro ne hanno vendute tipo 40. Alla fine io ero tristissimo. Questa mecenate mi guardò e mi disse: tu non ne hai bisogno. Io dissi: perché? Perché tu sei molto ricco interiormente. Io mentre pensavo: sei molto ricco interiormente, che bello, ma perché poi non c'ho una lira, porca putena, direbbe il nuovo, come si dice, ambasciatore UNESCO di Lombardia. Però questo struggimento, questa sofferenza, questo dolore poi ha creato delle dinamiche, e molti anni dopo ho detto a me stesso: basta fare finta, fai quello che veramente ami. E quindi ho aperto una pagina Facebook che si chiamava Tarocchi, Calma, Destino, un titolo veramente osceno, di cui ancora mi vergogno, poi è diventato un libro di cui ancora mi vergogno. Anche quella è una bella storia, come è nato, ma lo racconteremo un'altra. Che una mi ha scritto un giorno: salve, stavo passeggiando a Milano, sono entrata nella stazione e ho visto il suo libro, Tarocchi, Calma, Destino, e ho pensato: che titolo di merda. E me ne sono andata. Ma tutta la notte non potevo fare a meno che pensare a quel libro. Quel libro mi chiamava. L'indomani sono andata a comprarlo. Ed è stato un libro molto importante per me. Comunque resta che il titolo è come lei diceva. Anche a me piace. Un titolo fricchettone, un po' New Age, un po'... che non parla affatto dei tarocchi. Comunque adesso facciamo una presentazione vera e propria, però quello che ci tengo a dire è questo libricino, cioè, io ho fatto il lavoro con lui di persona attraverso i seminari, ed effettivamente personalmente, ma tante altre persone qui presenti lo possono testimoniare, sono cambiate delle cose nel mio rapporto col denaro, veramente. Ah sì? E questo libro dà la sensazione che può fare lo stesso. Alla fine ci sono anche delle meditazioni, delle parti di pratiche. Può essere veramente un inizio di una trasformazione importante, quindi veramente, come di pochi altri libri, sono fiero di averlo pubblicato, anche come è nato, con quelli, l'idea come è nata, con i bei cuori, i tortellini. E ha scritto Posto del Giardino dei Libri. Esatto. Ma chi ne avrebbe mai pensato? Sarà primo. Presto sarà primo, sotto Zeland. Supera Zeland. Supera Zeland. Sì. Poi mi scrive pure lui, incazzato nero. Lei, questo libro, questo titolo di... Ero alla stazione di Milano e ho visto il suo libro. Bene, scusa Giovanni, grazie. Non volevo metterti in mezzo. Io amo metterlo in mezzo. Viva Giovanni! Allora, io... c'è anche la Francesca. Io odio parlare dei libri, francamente. Perché i libri credo che vadano letti, come uno che presenta un disco, no? In questo disco affronto la poetica del rapporto fra un uomo e una donna dal punto di vista dell'abbandono. Allora, potrei dire che diversamente dal solito, in questo libro, io ho parlato un po' più di me di quanto faccio di solito, è stata una specie di autoanalisi, ma non è un libro di psicanalisi, per carità. Ho rivisto un po' tutti i punti cruciali del mio percorso, e passare da quando avevo 2 euro in tasca, ed era un momento molto molto creativo però anche pericoloso, a quando invece ho raggiunto una certa tranquillità. Poi ho capito oggi, conoscendo l'essenza del denaro, che il denaro ha una personalità, quindi va, viene, sta, si trasferisce, si trasforma, quindi nessuno può mai veramente dire ho dei soldi. Per esempio, alcuni hanno miliardi di euro. Ho litigato con uno sulla pagina qualche giorno fa, perché a lui dava fastidio la frase che chi disprezza i suoi genitori non abbia soldi, no? E lui elencava varie persone che hanno questo disprezzo, ma hanno... Ma avere molti soldi non vuol dire gioire di avere molti soldi.
E io ricordo molte storie tragiche, ricordo il capo mafia che disse: costruirò una bara d'oro per mio figlio, o quell'altro grande magnate che aveva una villa così grande che sua figlia era morta da 3 giorni e nessuno se n'era accorto. Quindi quando sentiamo queste cose si può gioire moltissimo di avere pochi soldi che sono i giusti e si può essere infelicissimi, infelicerrimi. Voi non ascoltate l'italiano d'uso di ora, scusate per le parolacce. Si può essere infelicissimi avendo tantissimi soldi, di cui poi non si gioisce, francamente. Quindi in realtà sarebbe un libro sulla gioia, perché se noi abbiamo un buon rapporto con i nostri genitori, abbiamo la gioia nel cuore e i soldi sono una conseguenza della gioia. E in più io ho dovuto anche riesumare tutti gli studi seri che ho fatto, pochi però ne ho fatti, proprio sull'economia, sui mass media, sulle new economy, l'era dell'accesso. E ho tirato fuori questa, chiamiamola teoria, che poi in effetti non c'è ancora, quindi forse l'ho tirata fuori io per primo, ma comunque io l'ho chiamata l'economia della relazione. È una specie di nuova economia che si è manifestata negli ultimi anni, per la quale il bene supremo non è tanto il prodotto, il servizio, l'oggetto in sé, ma è la relazione che si crea fra esseri umani. Ed è l'unico campo in cui per molto tempo i robot non potranno sostituire un essere umano. Cioè fra 10 anni ci sarà un robot al posto di... Ci sono commercialisti in aula? Ecco, fra 10 anni... Ci sono avvocati in aula? Sì. Ecco, fra 10 anni avvocati e commercialisti potranno essere sostituiti da un robot che ha caricato tutto il codice. E tu dici, sono stato articolo 19. Ma quell'aspetto terapeutico dell'avvocato che si siede e parliamo della sua crisi, ma perché deve lasciare suo marito? Questo aspetto della relazione, un robot non potrà mai farlo. E in effetti tu, cara Flore, anche Carmanauta e molti altri, voi siete qua perché c'è un plus valore nella nostra relazione. Io non ti vedevo dal 2013, giusto? Ora non ricordo così esattamente, comunque un po'. Sì. Eppure mi ricordo benissimo di te, di quello che ci siamo detti. Anch'io. Anche tu ti ricordi. Carmanauta si ricorda, è venuto in ritardo di 2 ore Carmanauta, ma non glielo fate pagare, vero Carmanauta? Ti ho portato le risposte. Hai portato le risposte? Una per l'ora e una per oggi, e qui ora. Ho dovuto aspettare 6 anni per avere una risposta. Meno male che ho tanta pazienza. Chi di voi ha problemi con il denaro? Ma però molti non alzano la mano. Avete problemi con il denaro? Che problemi? Che problemi avete con il denaro? Se ne va. Se ne va, se ne deve andare. Se non se ne va, come fa? Quando ti devo chiedere? Quando? Quando mi dovrebbero arrivare. Quando ti devono arrivare? E non mi arrivano e mi vergogno di chiedere il giusto mio. A che lavoro fai? Io sono un'educatrice all'infanzia, però comunque col denaro. Devi alzare i prezzi. È un lavoro di servizio il tuo? Sì. Ecco, chi lavora a servizio degli altri si arricchisce facilmente in quest'epoca. Io no. Perché non ti dai il giusto valore. Ma qui non stiamo presentando Io sono d'oro, stiamo presentando il libro sui soldi. Allora, che problemi avete con i soldi? Vediamo. Anche io lavoro al servizio, faccio l'operatore sociosanitario, mi piace molto. Os. Come sta il tuo lombo sacrale? No, ultimamente sto un po' meglio fisicamente, ho fatto tante cose. Sì. Ho avuto 2 mesi di vertigini. Divertito. All'oretto destro, sì. No, quello è l'etto derma, non c'entra l'oretto. E quindi, il problema vostro è che voi lavorate per degli enti, giusto? Comune di Roma. Tu non hai un problema con i soldi, hai un problema con Dio. Questo è un problema perché quello che tu fai, che ha un grande valore, un grande ente lo sminuisce. Sì, è vero.
quello che fai tu, che è un grande ente fondato sullo schiavismo. Non è il mio caso, lavoro in una realtà della ASL in un paese molto piccolo e riusciamo a dare un servizio bellissimo. Non ho detto che non dà un servizio bellissimo, ho detto che non viene riconosciuto per quello. Ah beh, sì, perché se tu hai un servizio che vale 20.000 euro al mese ma ne ricevi forse a volte 1.000, è un grosso problema. E questo è un problema del nostro tempo, cioè capire che dobbiamo essere noi in questi lavori a non avere intermediari. Io ho un editore, ma me ne posso anche sbarazzare. Il Quindi una cosa importante è comprendere che dobbiamo essere noi a stabilire il nostro valore. Io per esempio all'università non potevo campare perché mi stavo giocando la spalla sinistra e non solo. E anche il colon sinistro, e anche il ginocchio sinistro. Tutto a sinistra. Sì, tutto a sinistra. Mancina. Anche tu, sei mancina anche tu. Sembra di sì. Sei mancina. Claudio Truppiano mi ha detto ultimamente. Sono... Se l'ha detto Truppiano. Quindi mi sono detto, salvi la salute o una falsa idea di sicurezza. Ho salvato la salute. Poi ho vagato per diversi anni fino a quando ho fondato quella pagina con quel nome orribile dell'Ottica Palestina. Quindi bisogna anche un po' comprendere cosa sta avvenendo oggi, capire il mondo in cui stiamo vivendo e capire come far arrivare quello che di buono abbiamo da dare a tutte le persone che ne hanno veramente bisogno. Proprio detto in questo modo. E il fatto che tu sia un OS non è diverso dal fatto che tu per esempio faccia gelati o ripari scarpe, perché tu puoi fare gelati e rendere felice qualcuno e avere un collega accanto che ha la stessa gelateria che non fa felice nessuno e non vende nessun gelato. Questo è tipico. Bisogna quindi comprendere che mondo stiamo vivendo e capire quali sono i punti di forza soprattutto. Cioè oggi non possiamo più prescindere dal tema della comunicazione, comunicare chi sono, cosa faccio. Io parlo per esempio del mio settore, quello dei libri, ma molti credono di vivere ancora all'epoca di Dostoevskij, che scrivono a mano, poi trascrivono, ma non è così. Dostoevskij avrebbe dato tutto per poter spendere 20 rubli e la sua pagina veniva letta da 200, 300, 400 persone o 200.000 persone. Dostoevskij si sarebbe subito aperto una pagina su Facebook. E molti invece remano contro i punti di forza del nostro tempo, qualunque lavoro facciano, perché in fondo c'è un seme di autoboicottaggio, in fondo c'è un seme di fedeltà profonda, per questo c'è il tema della colpa. Noi non possiamo pensare qualcosa sui soldi in maniera indipendente, non abbiamo il nostro pensiero. Cioè quando noi pensiamo i soldi, chi è? Plim. Quando noi pensiamo ai soldi ci viene in mente una parola, un pensiero, qualche altra, due, tre parole, ma non sono parole nostre, sono cose che abbiamo sentito. I soldi sono sacrificio, devi faticare tanto per averne pochi, i soldi sono sporchi, è peccato, non ne abbiamo bisogno. O anche cose come i soldi fanno schifo, sono sporchi. Non c'è niente di più spirituale dei soldi. Qui ci sono tanti bambini, no? Ma quanto è sacro che con i soldi avete vestito questi bambini? Gli avete comprato del cibo, li avete mandati a scuola, forse era meglio anche non andare a scuola, però quello non è un valore sacro dei soldi. Tu dicevi, se pensi di ricevere meno di quello che dai nel tuo lavoro, cala. E questo ha avuto un risultato pazzesco. Faccio di meno. Il potere immenso di faccio di meno. Quante mamme potrebbero dirlo di fronte ai loro figli insopportabili? Mio figlio ha 28 anni, mi dice che non faccio abbastanza, mi sento in colpa, gli lavo, gli stiro, gli cucino. Smetti di cucinare 6 giorni, dai. Non dico buttalo fuori e cambia la serratura, cosa che avete fatto già da un po' anni. E come capisci, come puoi capire a 50 anni qual è il tuo lavoro, il tuo futuro? Ma tu l'hai già capito, solo che non c'è coraggio di farlo. Perché dici ho 50 anni, ma chi mi vuole, dove trovo la gente, non ne so abbastanza, tutte queste cose confortanti. Io non so chiedere soldi, cioè io vado a fare per dire terapia. Guarda quella ragazza lì che sta di non riesco. Quella ragazza lì, lei prende dei soldi per prendere dei soldi.
e sta davanti come un derviscio armato. Arrivi 50 euro, perché non sono soldi suoi, se fossero i suoi farebbe tutto questo. Quindi assumi uno che prende i soldi a posto tuo, ti dai il 10%, facilissimo. Vedi com'è facile risolvere il problema. Ci vogliono 10 secondi per risolvere il problema, se lo vuoi risolvere. Volevo dirvi una cosa sul libro, già che ci siamo, così non vi addormentate. La mia formula per il successo. 10% fare una cosa, 90% risolvere i problemi che quella cosa comporta. Trovare uno che prende i soldi, trovare una sede, lo trovo una sede, lo faccio a casa mia. No, a casa mia non te lo vedo, cioè a casa tua, a casa mia ancora meno. Quindi fare una cosa ci vuole il 10% di energia, il 90% è per risolvere tutti i problemi che questo dà. E tutti noi ce la tiriamo così tanto che non vogliamo risolvere quel 90% di problemi. Perché chi non ha soldi non è umile, è arrogante. Si mette al di sopra di una rupe di cristallo e dice: no, io queste cose umane non le frequento, a me i soldi non servono. C'è un'arroganza che quello che sta lì dietro non metterebbe. Visto, la idea è chiarissima di lui. Quello, tra due anni, ti apre una startup e ti arrivano la Divos, l'FBI, l'Interpol. Vi racconto una storia su uno come quel bambino che poi non ho messo nel libro, me la sono scordata, vabbè, la dico adesso. Ai primi anni di internet, un ragazzino americano, tutto il giorno, aveva circa 13 anni, tutto il giorno quando tornava da scuola, si apriva account Google con nomi falsi e andava su tutti i principali blog di economia nel mondo a scrivere in maiuscoletto quanto sono incredibili i biscotti della Catozzi & Co, quello che era dietro l'angolo suo, no? E tutto il giorno scriveva in tutti i blog quanto sono incredibili i biscotti della Catozzi & Co. Tutto il mondo pensava: questo è uno che ha delle informazioni sull'imminente. Quindi cominciavano a comprare. La Catozzi & Co aveva $20,000, si trovava a $20 milioni di azioni, no? E a un certo punto questo ragazzino cominciò a guadagnare un sacco di soldi. È arrivata la SEC, l'FBI, la polizia, e gli hanno detto loro genitori: ma voi non vi siete accorti che vostro figlio ha $800,000 in banca? E allora hanno detto: ma lui ci ha chiesto solo $800, tutte le paghette, poi non sappiamo cosa ne ha fatto. Ho detto: lui ha un procedimento penale perché ha manipolato il mercato azionario e non possiamo processarlo, perché se mettiamo a processo un bambino di 12 anni scoppia un casino, quindi smettete. E questo ha provocato questa esplosione di queste aziende, facendo una cosa che lui ci ha studiato, poi era illegale, ovviamente oggi non si può più fare, ma un esempio, uno così che conosce il mondo in questo modo, che ha una mamma che non lo reprime, non lo coercisce, non gli fa lavare il cervello, no? Potrebbe veramente intercettare qualcosa. Tu non capisci niente di quello che dice, neanche io. Survival. E questo fondo una startup con 300 euro, tra 10 anni non capiremo quello che ha fatto, però avrete molti soldi in banca. Io ho vissuto dei momenti di grande evidente ristrettezza, ma non me li ricordo come momenti di giudizio o di paura. Cioè, voi avete sempre saputo quello che andava fatto, no? Ve la siete sempre cavata, giusto? E in più, voi avete dei genitori ancora, alcuni di voi? Tutti e quattro. Tutti e quattro? Sarebbe una bellissima esperienza una volta andare sotto zero e dover chiedere. Sarebbe splendido. Chiedere però con umiltà. Chiaramente veniamo da due culture diverse. Chi? Famiglia. Per esempio? Beh, mio padre è sempre stato benestante e ha sempre speso tutto, e adesso è in una situazione economica terrificante. Però se l'è goduta? Tanto. E chi se ne frega? Lei ha ragione. Oggi si muore, domani si muore, perché si vive per i soldi, per lo stipendio, per l'azienda. Io faccio un lavoro che si occupa normalmente non di soldi ma di salute, e vedo ogni giorno morire persone
per preoccupazioni molto più grandi di quelle che hai portato tu. Ma francamente muoiono quelli che dicono faccio tutto io, risolvo tutto io, non chiedo niente a nessuno, ce la devo fare da solo. Sono dei lupi. Vorrei dire perché sono qua. Allora, sono qua perché faccio il lavoro che si chiama costellazioni familiari, ma non l'avrei potuto fare se non avessi avuto l'umiltà e anche la paraculaggine di chiedere a mio padre i soldi per farmi fare il primo seminario. E mio padre navigava in pessime acque. Successe questo: io avevo dei problemi, feci un seminario di costellazioni familiari, alcuni si risolsero in maniera eclatante, e quindi dissi, ma io voglio fare questo. E chiese alla persona che dirigeva, ma dove si impara questo lavoro? E lei mi disse, imitando un po' la voce di Dio quando parla ad Abramo, tu devi andare da Bert Hellinger. Io andai sul sito e dopo 6 giorni c'era un seminario in Germania di Hellinger, costava 990 euro, io ne avevo 9,90, mi mancavano un zero, 2 zeri. E per un incastro di destino quella volta venivano i miei genitori dalla Sicilia, li portai al ristorante cinese, pagavano loro perché io ero povero, facevo schifo. E a metà cena, quando erano un po' intontiti dalla birra Cintao, dissi, mamma, papà, mi servono i soldi. Mia madre disse, per fare che? Mio padre disse, raggirando, quanti? Io dissi, guardate, mi servono solo 990 euro. Per fare che? Per andare da Hellinger. E mia mamma fa, Bert Hellinger, è ancora vivo? Dico, sì, è vivo, c'è un seminario. Mio padre diventò livido, non parlò più, non disse più niente, e andammo a dormire in un silenzio. Il domani mattina mi sono alzato, sono uscito dalla mia stanza, c'era la loro stanza accanto, e mi ha colto un raggio di luce. Era un raggio di sole che rimbalzava sulla sua American Express, appoggiata sul letto, che voleva dire, e qui piango dicendolo, voleva dire ti benedico. Lui non me l'ha dato, non mi ha detto, guarda, quest'altra cazzata che ha inventato, la 197esima stronzata che ti proponi, mentre sudo anche. Insomma, presi questa carta, mi iscrissi subito al seminario, poi dissi, ma come vado in Germania? E andai in macchina, 12 ore di macchina, si ruppe la macchina perché si deve sempre rompere la macchina quando devi andare, si stava bruciando l'olio, vabbè, allora arrivai in questo hotel che aveva un colore e una fotografia uguale all'ispettore Derrick. C'era questa coppia di tedeschi, che arrivai e cominciava a dire Guten Abend, una Wischung, un Willkommen, dico scusate, parlate inglese? Yes! E dicevo, parlatevi in inglese perché io non capisco il tedesco. Yes! Un Willkommen, un Ciao, mi giravano intorno. Vabbè, comunque l'indomani andai a fare questo seminario, apparve lui, sembrava, non saprei definirlo, era qualcosa di sovrannaturale. E a questo punto avevo avuto brevemente 990 euro, ma non li avevo già più perché li avevo usati. E alla prima pausa di questo seminario scesi, andai dalla segretaria e dissi firmo per la formazione. E quando stavo firmando, una delle due voci ha detto dove li trovi i soldi? E l'altra ha detto fatti i cazzi tuoi. E hanno cominciato a litigare. Poi è subentrata una terza voce che ha detto ma tutti questi libri che hai letto, questi corsi che hai fatto, ma se adesso non prendi l'impegno e non trovi il modo, avendo anche un'ottima mira, io ho rapinato delle banche, però sono riuscito a pagarmi la formazione. Se non decidi adesso di fare questo e questo nel tuo destino, non avrai più credibilità nella tua vita. Ha detto la terza voce. E facevo questi incontri dove ha partecipato Flora, dove ha partecipato il Carmanauta, che si chiama Flavio, è vero Flavio? E lavorando come un giapponese. Prego? Namora.
E lavorando con un giapponese trasferito in America, sono riuscito a pagarmi tutta la formazione, tutti i viaggi, tutti i soggiorni. Certo, non andavo nel ristorante a 4 stelle, neanche nell'hotel a 4 stelle. E non ho mai più chiesto una lira ai miei genitori. Ma se non c'era quell'umiltà di dire per favore, la birra comunque usala. Ti vedi con tuo suocero e gli dici andiamo a prenderci una birra. C'è un aspetto molto buono nella vita, che è non esistono solo i genitori e i suoceri. Io nel corso che lei dice di biocostellazioni faccio sempre un esempio. L'esempio dell'animale intelligente. Mettiamo che domattina noi ci alziamo e nella buca delle lettere, dove nessuno manda più lettere, troviamo una busta col logo di Equitalia. Domani è il 23 febbraio, quindi non è il nostro compleanno e non ci sarà scritto tanti auguri da Equitalia. L'apriamo e c'è scritto lei ha 4 giorni per darci 40.000 euro. Ci sono due dubbi, il primo dice sono morto, il secondo dice meno male che ho 10 amici che mi possono tutti prestare 4.000 euro e dentro 10 minuti ha risolto un problema di cui poteva anche morire. Ma questo non significa solo essere furbi, significa aver seminato bene nelle relazioni. E per fortuna non esistono soltanto i genitori, a volte esistono anche gli amici. Io non posso fare per esempio affidamento sui miei genitori perché hanno avuto delle traversie, si dice così, quindi se gli chiedessi dei soldi farebbero degli eccessivi sacrifici per darmeli, allora io chiederei altrove, però mi hanno dato universi prima e quindi comunque è un esempio. Va bene quindi il vostro mix, lei vive per l'ora, tu vivi per il futuro, avete tutte e due ragione ed è giusto che litighiate perché dovete trovare un punto di comunione. Poi la dai vinta a lei perché lei ha qualcosa che, cioè tu hai qualcosa che lei non ha, e questa qualcosa che tutti noi maschi abbiamo e ci rende fatalmente perdenti nei confronti delle donne che non hanno quella cosa. Avete capito di cosa parlo? Io sì. Anche tu hai qualcosa. Io vi ringrazio di essere venuti, vorrei rispondere a tutte le vostre domande, ma noi abbiamo un gruppo, si chiama La Scienza della Vita, un gruppo Facebook, si accede attraverso tutta una trafila di password per evitare che arrivino psicanalisti junghiani che ci rompono le scatole parlandoci delle figlie. Non è vero, tu sei un'eretica. E io lì volentieri faccio tante dirette su questi argomenti, potete confrontarvi con noi, scrivere domande, eccetera, eccetera. Grazie di essere venuti, spero che sia venuta una buona presentazione, anche se un po' più generis. Grazie di avermi aiutato. Ci vediamo in qualche evento se volete. Se volete mettere un po' a posto il movimento sulla mamma, c'è un modulo tutto su quello. Per esempio. Grazie, buonanotte.